È la quarta giornata del campionato di seconda categoria, si affrontano FC Maratea e San Martino d'Agri. Il Maratea per trovare la terza vittoria consecutiva su tre partite, il San Martino d'Agri alla ricerca della prima vittoria in questo campionato. A raccontarvi questa partita per Maratea Web Radio, Francesco Fondana. Fallo laterale battuto da Limongi, pali mezzo, cerca lo stacco Formica, ancora Limongi che ha un buon cross, lo effettua, pali mezzo, gira di testa Giffuni, palla fuori dopo due minuti, la prima occasione della partita è per il Maratea. Lancio lungo di Limongi, molto bello per Formica, limite dell'area, Formica salta un avversario, Sassale, la grande parata da parte di Giovinazzo, ancora Formica, l'ingresso in area, tutto regolare, Formica, palo, Formica, Simone Formica, e il Maratea è in vantaggio, ha fatto tutto da solo, Simone Formica ha soffiato la palla a Berterame ed è riuscito a trovare questo diagonale precisissimo che bacia il palo e si zacca in rete, Maratea 1, San Martino d'Agri 0. Maestri, 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 Roberto Maestri, il 2-0 del Maratea, guardate la gioia di Maestri che scivola come un torero sotto la tribuna del Maratea, 2-0, grandissima azione personale di Maestri, sono le sue giocate queste, traversone in mezzo, arriva Milione, palla fuori di pochissimo. Che cosa ha sprecato qui Milione? Aveva fatto un ottimo controllo, poi con il sinistro ha concluso fuori e anche di parecchio. Per Sassale, Sassale, ancora uno sguardo in mezzo, Sassale, cerca il tiro! Con un coefficiente di difficoltà altissimo, trova il 3-0, Sassale ha fatto un gol impossibile ed è addirittura 3-0 per il Maratea, ma è un punteggio meritatissimo. Poi Andrea Formica, zona tiro, lo prova, palla alta di poco, Formica che è un buon tiratore, ha cercato la conclusione, palla che è finita alta. Maestri a battere questo corner per il Maratea, palla precisa in mezzo, rischio di autogol. Apre bene Salerni sulla destra, dove c'è Giffuni, lo sguardo in mezzo, Giffuni, cross, basso, bucano tutti. C'è la conclusione di Formica e la doppietta di Simone Formica che va a firmare il 4-0. Sassale, Sassale cerca da fuori, Federico, Sassale, che gol! È iniziata la ripresa, momento storico, per la prima volta vengono accese le luci nello stadio Europa. Punizione interessante per gli ospiti, cercano di rendere meno amaro il punteggio, va a battere Chirichella. Vediamo se cercherà la porta, Chirichella diretto e la rete di Chirichella che sfrutta una clamorosa decisione di Jelpo. Ancora la palla messa sull'esterno, poi Chirichella, palo clamoroso, palla che resta lì. Un palo dal nulla colpito da Chirichella. Salera sul punto di battuta. Pallone in mezzo, basso, messo fuori da Jelpo. E l'arbitro dice che basta così. Maratea che stravince per 5-1 contro il San Martino d'Agri. Le reti, doppietta di Simone Formica, doppietta di Federico Sassale, gol di Roberto Maestri e gol della bandiera per gli ospiti da parte di Chirichella. Dallo Stadio Europa è tutto. Un saluto da Francesco Fondana.